Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Nero 2 Crazy Lock. Signori miei, nello scorso episodio siamo andati alle fattorie Venturia sventando il primo piano malvagio del nuovo Team Plasma, perché sì, di fatto è nuovo. Ma soprattutto, dopo, a parte aver perso 100.000 catture per strada, abbiamo catturato Absol. Absol che ho allenato fino al 15, che è di tipo acqua. E guardate che belle statistiche, perché ha un ottimo attacco, ragazzi, un ottimo attacco speciale, ma soprattutto è abbastanza veloce. Ha come abilità Leggiadro, che permette agli effetti secondari di essere molto più probabili. E noi, avendo lava sbuffo, che ha una, diciamo, una possibilità di scottare del 30%, praticamente questa qua scotta sempre, signori miei. E comunque questo è il moveset, avete visto che gli ho insegnato Idropompa, la MT che avevamo trovato nello scorso episodio, che tra l'altro ci aveva dato appunto la recluta. Oggi dobbiamo sfidare la palestra e io ho paura, sul serio. L'ho allenato al 15 apposta. Ok, entriamo. Pronti tutti. Ah già, è vero che prima, allora, all'inizio è una scuola, poi diventa una palestra. Vero che nessuno mi scassa, posso entrare con calma? Ok. Ecco, come non detto, vero che qualcuno non ci scassa. Io sono Guido e faccio da guida. Gli minchia la fantasia della Game Freak, raga. Io sono Guido e faccio la guida. Madonna, è la battuta più utilizzata. La usava pure Mussolini nei suoi disco. Dai, via, su, ole. Vabbè, parlami, Comor. Ciao, è stato bello. L'ultima volta che ti ho visto eri alla Vittoria. Sei qui per sfidarmi, vero? Ti do il benvenuto nella palestra di Alisopoli. Io sono Comor, il capo palestra. Beh, forse dovrei anche dire che lo sono appena diventato. Comunque sia, devo prepararmi a ricevere riceverti in palestra come si deve. Devo prepararmi anche in italiano, visto che sono dislessico. Abbiamo uno sfidante, tutti e due ai vostri posti. Ok, perfetto, questa palestra qua praticamente è molto easy, diciamo. Devo prima battere i due allenatori e poi potrò affrontare Comor. Cioè, tecnicamente io potrei, no? Per intenderci, fare questo. Girare anche di qua. E sono da Comor. Però Comor non ci sfida. Ma visto che siamo a capo, affrontiamo prima lei. Ora ti mostrerò che cosa ho imparato da Comor. Avrai imparato a piagnucolare ogni volta che perde. Io ho già paura, sinceramente. Spero che il microfono, adesso lo sposto un attimino, perché cos'è, ditemi cosa ho appena trovato sulla scrivania, che cosa mi rappresenta. Dialga! Ho appena trovato Dialga, eccolo qua, perfetto. Poteva mancare il leggendario del giorno? Assolutamente no. Oh Gesù, bene, questo come lo buttiamo giù, signori miei? Con un lava sbuffo, sperando di scottarlo. Magari anche di sciottarlo, E la madonna, Absol distrugge tutti. E dovrebbe quasi salire, secondo me, con i punti esperienza di Dialga, mamma mia, livello 16. Dialga ci droga, praticamente. E poi Charmander. Sì, ormai mi devo... Ho intrapreso una sfida personale con me stesso, devo cercare di chiamarlo Charmander, perché altrimenti... poi non lo so, no, nulla, altrimenti un cazzo. Però insomma, siccome tutti lo chiamano Charmander, ma è sbagliata la pronuncia di Charmander, adesso io lo pronuncerò Charmander. In ogni caso, signori miei, non ho assolutissimamente intenzione di perdere Pokémon come nella scorsa Crazy Lock. Di conseguenza ecco perché li ho allenati così tanto. Sinceramente non ho voglia di smattare come un deficiente dietro a brutti colpi e simili. Ciao caro mio bullo, come va? O meglio, entrepreneur, Dasclaps. Sono impazzito. Comunque potevo mandare Mew, ora che ci penso. Allora, Absol, vabbè, stavolta mi fai un fulmine. Per fortuna gli allenatori qua sono abbastanza scarsini. Comunque Nero 2, credo che... Sottomissione, sono di tipo acqua, calma. Dicevo, credo che Nero 2 di base sia un gioco più semplice di Nero. Mi pare che i livelli fossero leggermente più... Cioè... In proporzione ricordo che i livelli fossero più bassi, ma sinceramente non vorrei sperare una cagata. C'è Genesect, va bene, avete altri, no? Ditemelo. Ditemi se volete mandare in campo Shiva, Quetzalcoatl, Idropompa, vai a casa. E no, appunto, quindi conto sinceramente di avere meno difficoltà rispetto alla scorsa Crazy Lock, soprattutto perché abbiamo visto come alla fine della Crazy Lock ci eravamo un po' abituati ed eravamo un po' migliorati, diciamo, nel frattempo inibitore. Le mosse belle. Ci eravamo appunto un po' abituati alla fine della scorsa Crazy Lock a, diciamo, destreggiarci in mezzo a tutta questa randomizzazione. Spero di continuare come negli ultimi episodi della scorsa Crazy Lock, anche se, vabbè, poi alla fine è morto Simisear, però Simisear era abbastanza pippa. Beh, bene. Cor, non stavo morendo, tranquillo. Per te è la prima sfida in una palestra e per me è la prima come capo palestra. Diamo il meglio di noi stessi per non avere rimpianti. Sapete cosa vi devo dire? Ho appena creato un lago sulla mia tastiera perché ho sputato qualcosa come l'anima.
Parte la sfida di quello che non sarà sicuramente Como. Infatti è Christine. Piglia mosche. Perfetto. Bronzong. Ok. Eccolo qua. Com'è che l'avevo chiamato nella chestlock? Bell, tipo? Una roba del genere. Ok. Mew contro Bronzong. Ora. Calcio basso. Mi sono fatto influenzare dal tipo metallo di Bronzong e ho fatto una cagata. Diminuisce la sua velocità. Lui fa... Qualcuno gli mette una camicia di forza. Non lo so, un bastone tra le ruote, un cazzo nel culo. Basta che qualcuno lo fermi. Canto antico, mandalo giù. Meno male che è drogato, che non, se mi attaccava questo qua mi faceva malissimo. Io cazzo raga, ho preso Mew come starter, non è che ho tanta voglia di perderlo già da subito, eh. Farai schifo, farai schifo, qual è il problema? Però canto antico, vuoi dire che ti manda KO? Se questa è una priority speciale mi incazzo. Non hai una priority? Vai giù. Sì, perfetto, oddio è andato giù. Ok, sta registrando, è tutto a posto, sì. Oddio è andato giù, cominciavo ad avere veramente paura di sto coso. Guardate Mew, secondo me sale di livello, perché ve ne ho già parlato dell'esperienza da drogati di Mew. Mamma mia. Ciubcio. Cioè, i tuoi amici laggiù avevano leggendari, tu hai... Ciubcio. Ah, tra l'altro mi ricordavo dei livelli più alti, forse a saperlo non li avrei overallenati, ora che ci penso. No, quasi mandato giù, inondazione, mi trasformo di tipo acqua, se non ricordo male. Ma non c'è problema, muori lo stesso. E olè, perfetto. Sì, effettivamente ho sbagliato. Pensavo che fossero di due livelli più alti, ma vabbè. Perlomeno non abbiamo perso Pokémon, è già qualcosa di buono. Sei la prima persona che mi ha sfidato da quando sono capo palestra e la sfida è andata a tuo favore. Penso sia stata davvero una bella lotta. Ecco un regalo per te e per la tua squadra, in onore della vostra forza. Comor, sei destinato a perdere per sempre. Non ne vincerai una. Non ne vincerai una contro il sommo Creepy. E nel frattempo... Pavam, medaglia. Comunque, sapete una cosa di Nero 2 che speravo ci fosse? La battaglia contro il personaggio di Nero. Sarebbe stato qualcosa di figo. Nel frattempo teniamo Roccio Tomba, che non penso utilizzerò mai. Cioè, sicuramente non per ora. Decisamente Cuor di Leone, sì sì. Dai, basta però. 2 anni fa, tu e Belle siete partiti, avete trombato, avete fatto famiglia. Dai, e ole, perfetto. A proposito di Belle, indovinate chi ci aspetterà fuori da questa palestra? Ma davvero, proprio lei, che bello. Oddio, mi viene voglia di tagliarla sta parte, di farvela balzare, invece farò così. Ehi, com'è andata la sfida col capo palestra? Ma qual è la medaglia base? Grande, e il tuo viaggio con i Pokémon non è che all'inizio. Sembra proprio che tu abbia la stoffa dell'allenatore. Ti faccio un regalo, ecco a te la MT della mossa ritorno. Creepy riceve rivincita, giustamente. Beh, del resto la rivincita è un po' un ritorno, cioè nel senso perché... Cioè, dopo che hai perso, fai rivincita. Cioè, torni indietro per prenderlo a botte. Ha senso? Ed eccolo qua che appare Comor. Ehi, Bell, sono 2 anni che non ci si vede. Oh, che sfiga, immaginate. Ciao, Comor, come va? Pensavo che potremmo registrarci sui rispettivi interpoche. Cazzata, caro Comor. Hai fatto la boiata della vita. È come dare il numero a Gennaro Bullo. Non lo so, hai fatto una cagata. Complimenti. Evviva, l'ho registrata anch'io. Questa sarà Aralia, se non ricordo male, vero? Eccola lì, ciao Creepy, non ho letto quello che ho detto, Bell mi ha detto che hai accettato il Pokédex, la notizia mi riempie di gioia. Grazie a te riusciremo ad approfondire ancora di più la nostra amicizia con i Pokémon. Non ha senso sta cosa che hai detto. Professoressa Rally, è tutto così interessante da queste parti. Ci sono molti Pokémon che non avevamo potuto individuare 2 anni fa, tipo Mew. Bell, sei andata molto lontano per svolgere il tuo compito, grazie mille. Tu Comor, come stai? Come ti senti nel ruolo di capo palestra? Professoressa Rally, mi sono rotto il cazzo di leggere, dai, su veloce. Dai, che questa, signori miei, essendo una Nuzlocke, io non mi soffermo su 106 dialoghi assurdi. Perché Bell canta? Stato bello, sì, 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 sì. Sì, sì, combatterò per ottenere le medaglie. Oh, porco due. Roccio, sei tu il capo palestra, forza, lottiamo. Anche tu sembri in gamba come... Ah, no, cazzo, questo è Comor. Anche tu sembri in gamba come allenatore. Bene, ti aspetto nella mia palestra. Ha voglia, raga, Roccio, ti spacca tutto. Ma cosa? Vincerò io su questo dolce piove? Oddio, scusa Luke, non volevo fare questa... Ho fatto una cosa orribile, non ho parlato in italiano. Non me ne fotte un cazzo, tanto non funziona su emulatore. Non funziona su fottuto emulatore, oh. Bene, signori miei, possiamo proseguire, anzi direi di velocizzare molto velocemente, che...
Bellissima come espressione. E di andare verso Venturia. Nel frattempo che andiamo, vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere questa serie e un commento rispondendo al frillish del giorno. No, ovviamente rispondendo alla domanda del giorno, che come al solito troverete qua sotto nella sidebar. E nulla, fatemi sapere ragazzi quale Pokémon vorreste trovare in questa Crazy Lock. A parte merda, che quello lo vogliamo tutti. Se c'è un Pokémon in particolare, mi deve dare la roba delle zone, vero? La lista zone, sì, mi ricordo bene. E appunto, fatemi sapere se c'è qualche Pokémon in particolare che vorreste vedere. Così nel caso, vuoi che ti rispieghi tutto? Minchia, guarda, non aspettavo altro, è nato per questo. Dai, via. E appunto, dicevo prima che Bell mi interrompesse per la... Interrompesse, non devo perdermi a 100 milanese per la 25esima volta. Se voi scrivete un commento in cui dite un Pokémon che volete che si trovi e io in futuro lo dovessi trovare, lascerò il vostro commento all'inizio del video. Oh, ma quella è quella medaglia che luccica, è la medaglia base. Ma non montarti la testa, la vita è molto più dura di così e te lo farò vedere subito, bene. Parte la sfida col panzone, il primo panzone di questi giochi, che in realtà è, sì, è una panzone evidentemente, si chiama Ann. Anche te qua. Cioè, anche qui sei venuto a fare inseguimento. Anche qui sei venuto a prendermi per il culo. Calcio basso e muorici, per piacere. Giù. Guardate, Vullaby è il Pokémon più infame di sempre. Hashtag Vullaby infame. Per te solo catrame. ACP, che devo proprio farti tanto di cappello. Con una squadra di Pokémon così fedele, puoi anche tenere testa agli adulti, stai scherzando, vero? Via. Volevi Creepy Asp, no, ma perché dovete rompere il cazzo? E poi allenatore stronzo, che non è che quando passo io si ferma, no, quando passa gli altri. Allora qua mi deve far vedere che qua si possono fare le catture in doppio. Ma tanto noi su sto percorso qua la cattura ce la siamo già bene che giocata. Quindi non ci serve un cazzo quello che ci stai dicendo, Comor. Non serve a nulla, vai via. Oh, grazie. Ok, torniamo a sfidare questo bambino che ho vergognosamente saltato. E penso che in questa parte, ragazzi, andremo a fare la cattura al... quello che era tipo un cantiere di Zondopoli, se non ricordo male. E a fare quella mini quest di salvare... non salvare gli operai, ma tipo di... farli tornare col morale alle stelle, diciamo. Canto antico su questo bellissimo Axew, che probabilmente avrei rubato a Iris. E vammi giù, per piacere. Non è molto efficace, ma va giù comunque. Signori miei, questi Pokémon che ho sono dannatamente... Ho visto qualcosa che voi forse non avete visto. Sapete qual era la classe allenatore di questo bambino? Uomo. Uomo. La classe allenatore di bambino è uomo. Perché no? Tu cosa sarai? Girl? Women? Non lo so, cosa potrai essere? Vediamo, vediamo, attenzione. Entrepreneur, ovvio. Wayne! Wayne! Raga, signori miei, attenzione, questo è un segno. Troveremo un Crobat in questa... È un segno, per forza. Wayne, per chi se lo ricorda, ma... Lento inizio, che culo. Ecco, se trovassi un Pokémon con lento inizio, potrei, ad esempio, non so, prendere qualcosa e tirarlo al computer. Questo mi fa abisso. No, crescita, perfetto. E no, appunto, non so chi se lo ricorda, Wayne della Crazy e della... mannaggia me. Chesslock, Pokémon Diamante, era il nostro Crobat che... è sopravvissuto, mi pare di sì. Uno dei pochi che ha sopravvissuto alla battaglia con Camilla. Zoom lente, aumenta la precisione. Non vorrei sparare una cagata. Ditemi. Attacca dopo il nemico, perfetto. Noi attacchiamo sempre prima. Mai strumento fu più inutile. Però tu invece sarai utile. Mental erba è quella che elimina la riduzione delle statistiche. Dai, non farmi fare figure di merda. No, e infatti annulla l'infatuazione. Quell'altra è la... mental erba è quella che toglie le... statistiche. Non è vital erba, perché quella è tipo revitalizzante. Mental erba e... Vabbè, frega cazzi, non mi ricordo, scrivetemelo nei commenti. Scendi neve di Wineout, mi ricordi una Bobasnow, caro mio. Calcio basso e spero che tu vada giù. Però, ora che ci penso, forse dato che sei leggero come un uccellino.
No. 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 Perfetto, vampa gelida. Ok, così va meglio. Tra l'altro, eccolo qua. Io che mi dimentico che la che il tipo delle mosse è randomizzato. Ottimo. Raga, ci metterò un botto di tempo a capirlo, sul serio. Ci metterò tantissimo. Intanto abbiamo battuto donna. Si chiamano tutti così in questo. Uomo, donna, cioè c'hanno le crisi. Allora, due ragazzine. Ma sì, direi che possiamo affrontarle anche con i Pokémon. Non a full vita, tanto oggi, raga, siamo fortissimi. Due Pokémon, uno è forte, l'altro fa una merda l'altro. Sì, certo, sicuro. Adesso vedete che mandano Dialga, Palkia, Arceus, Giratina, Solgaleo, Lunala. Però Crocodile e Cacturn non sono malaccio come Pokémon, se non fossero al 9, ovviamente. Ok, Mew e Absol contro Crocodile e Cacturn. Ok, ovviamente non li allenerò i Pokémon per i prossimi episodi, perché sì, certo, io me lo vado a shottare Mew, perché non dovrei. Fulmine su Crocodile, tanto è randomizzato, pure mio nonno è randomizzato. Vai giù. Uno è andato, perfetto. E si spera anche Cacturn. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Direi di no. Veleno in puntura. Aia, fa male. Era più scontato della sconfitta del Crotone contro la Juventus. Giù. Via. A casa. È stato bello conoscerti. È stato bello vederti partecipe in questa serie. Ora ti puoi anche levare dal cazzo. Tra l'altro, perché dovrei curarmi il Pokémon se ho un centro Pokémon attaccato al culo? Sì, più amici ho meglio, eh. Non è che sto facendo una Nuzlocke che le catture le perdo tutte. Basta! Oddio, mia madre. L'utilità di questa chiamata è... Ok, perfetto. Questa qua è Velia. Ve lo racconto in breve. Il capitano della nave che dovrebbe portare ad Austropoli ha intenzione di diventare una star del cinema e di andare al Pokewood. E poi, dopo aver battuto la capopalestra, cosa che accadrà nel prossimo episodio, diciamo, dovremo convincere il padre di... Velia, appunto. Mi è andato di traverso la saliva. Dovremo convincere il padre di Velia a tornare a fare il... sostanza, il capitano, ecco. In ogni caso, signori miei, oltre al fatto che tra un attimo possiamo fare la cattura, ma io la cattura la farei dove c'è il doppio. Qua io prenderei solo questo strumento, che è una Premier Ball, che è inutile. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti se volete che io tagli, nel senso proprio che la voglio tagliare, la parte in cui faccio la storia del Pokewood, perché... Ok, perché io personalmente appunto quella parte del Pokewood la trovo estremamente noiosa. E diciamo che se è così anche per voi, direi che possiamo tagliarla con molta calma. Non c'è nessunissimo problema. Nel frattempo, qua ho trovato uno strumento. Sapete cosa vuol dire che io questo strumento non l'ho mai preso quando giocavo a Nero 2? L'ho scoperto adesso totalmente a caso. Bene, buono sapersi. Comunque non so se questa città può essere considerata tipo una sorta di semi-ispirazione a Vinizia, oppure se c'è un luogo invece che nei giochi Pokémon... se c'è un luogo negli Stati Uniti, perché questo gioco è ispirato agli Stati Uniti, che appunto, diciamo, presenta questo tipo di... questo tipo particolare di città, ecco. Comunque, adesso dovrebbe esserci l'erba alta, nel senso quella proprio alta. Qua quanto è quotato al nascosto? Ci sarà, ma non ho voglia di prenderlo. E appunto, adesso ragazzi, qua c'è taglio. Andremo a fare una cattura sperando, questo qua sì, non ci dice un cazzo. Grazie. No, vorrei arrivare davvero nell'erba più alta, perché per il semplice fatto, più che altro, che andando nell'erba alta c'è una battaglia in doppio. Di conseguenza, diciamo che... Oddio, Madonna, che schifo. C'è più possibilità di trovare un Pokémon figo, in sostanza. Comunque già, ad esempio, adesso che siete a livello 13, mi fate... Oddio. Anche in questo caso, nel caso dove lo steste chiedendo, non avevo realizzato il fatto che Magnitudo non fosse di terra. Quindi stavo già bestemmiando 10 madonne. Ciao, è stato bello.
Mio livello 18, perfetto. Ancora un attimo, 19, madonna, sale troppo velocemente sto Pokémon. E mettiamo davanti Absol. Ora, io quante Pokéball barra Mega Ball barra Premier Ball barra tutto ho? 9 Pokéball, 3 Mega Ball e una Premier Ball, dai, dovrebbero bastare in teoria, no? Ma la domanda adesso è... Eccola, sì! Dai, vediamo un po' che cosa ci viene fuori. Non è in doppio? No, dai! No, che merda! Ma raga, ma perché io non posso ottenere dei Pokémon che si evolvono? Ma perché? Ma perché? Gesù mio, che due coglioni. Allora, ti tiro una Premier Ball, vedi di starci senza fare troppe storie. Poi tra l'altro, direte voi, vabbè ma Creepy, ma cosa ti lamenti? Trovi Pokémon che non si evolvono, che sono forti. No, Watchog ho trovato, rendiamoci conto. Magari adesso c'ha ghigliottina 100% preciso, tipo Psico. Tipo Psico. Manco c'è un tipo figo, tipo Psico. Vabbè, comunque lo vedete nella sidebar, questo qua finisce in squadra fisso. Vediamo un po' le statistiche. È un disastro incredibile. Non può, no, a splash, a splash, a splash. Dai, figa. Però statico, però statico. Che aborto, raga. Penso sia il peggior Pokémon che io abbia mai visto. È uno schifo. Allora, parliamo anche di questo qua, perché se non sbaglio dopo ci dà un etere. Vediamo che altri Pokémon c'erano nel frattempo, così rosichiamo un pochino, perché adesso sicuramente verrà fuori Cristo Risorto. No, invece sono venuti fuori due schifi, davvero. Perché? No, sul serio, ragazzi, io vorrei dei Pokémon che si evolvono. Cioè, la peculiarità di questa serie sono le evoluzioni. Io vedo le Crazy Rock che fanno gli altri e... cazzo, loro i Pokémon li evolvono, io non riesco. Piuttosto mi danno Cristo la Madonna, ma non mi danno un Pokémon che si evolve. Vediamo qua. Vabbè, Baltoi si evolve a 25.000, morirebbe sicuramente prima. Vabbè, via, basta rosicare. Comunque questo episodio qua potrebbe raggiungere tranquillamente i 30 minuti di durata. Ormai vi ho detto che vi faccio vedere la quest di questo posto qua e quindi lo faccio perché mantengo le promesse, o almeno ci provo. Quando mai mi sono cacciato in sto bordello? Adesso vedi che andando nell'erba che ho schifato prima trovo la Madonna. Allora, fermi tutti. Andiamo a beccare sti tipi che sinceramente... Ok, uno è qua. Chi ho davanti? Ok, io, raga, non me la rischio a mettere davanti Watchog. Ve lo faccio trovare... Il solo stare insieme a Pokémon mi rende felice. Aspetta, forse prima devo parlare con te. Possibile. Sì, dovevo prima parlare con lui, perfetto. Ok, adesso possiamo andare avanti. Ok, questo particolare qua me l'avevo rimosso, sinceramente. E... no, appunto, per il prossimo episodio troverete Watchog allenato. E... dato che ci sarà comunque la palestra con Veglia, che era abbastanza ostica, mi ricordo, nel gioco normale. Attenzione, The Rock, per chi la coglie, livello 12, perfetto. Absol, vediamo un po' cosa riusciamo a farti, caro mio golem. Idropompa, in realtà, cioè, non sei notato come ho scliccato. Comunque l'ho mandato giù, malissimo. Cioè, è morto proprio male. Ah, io metterei sinceramente un leggendario counter da qualche parte. No, così solo per vedere quanti ne incontriamo. Per sfizio. Sono, no, oddio, Boro non è di ghiaccio. Evidentemente sì. Calma. Lava sbuffo. Oddio, questo coso qua mi sta preoccupando, sarò sincero. Ok, no, però è morto, tranquilli. State calmi, cazzo. Ole, battuto. Oddio, è forse una delle... Ok, sì. No, dicevo, è forse stata una delle prime volte in questa Crazy Rock che siamo stati messi effettivamente in difficoltà da un allenatore. Che, diciamo, ho temuto sul serio. Allora, qua c'è un bulletto e lì invece c'è un altro operaio. Allora, affrontiamo prima questo. Diventerò più forte in modo da far vedere a Veglia di cosa sono capace. A chi lo dici, figlioli? Io voglio batterla, però, madonna, sono già preoccupato alla parte precedente.
Furret, perfetto. Praticamente Furret, raga, è Watchog, cioè è il nuovo Watchog in sostanza. Calcio rullo di tipo psico che dovrebbe essere stabo, ma non lo è. Però tentenna, però godo, stronzo, schianto. Che stronzo di merda, guarda come si fa ad avere così sfiga da beccare uno con corpo di fuoco. E comunque sì, avevate ragione raga, con le abilità randomizzate è ancora più pazzo il tutto. Adesso curiamoci Mew, dovrei avercele tipo delle cose, no? Perfetto, non me lo sarei mai aspettato. Kaxan, non serve una sega la bacca Kaxan. E vabbè, andremo avanti con Mew bruciato, utilizzerò solo schianto. Dai, forza, combattiamo, caro mio operaio. Siamo a 25 minuti, l'episodio non ne deve durare 35. Ok, manda in capo Primplup. Raga, dopo Wayne abbiamo trovato pure Cesare, anche se nella sua forma, diciamo, precedente. Sempre Cesslock questa. Tanta roba. Troppi riferimenti alla Pugno scarica, no, eh. Muori. Cazzo, ok, calma. Bastava dirlo che dovevo switchare, non c'era bisogno. Vai Absol, è il tuo momento. Tu stai fermo, non facciamo boiate per piacere. Cuor di leone. Ok, calma. Calma, adesso. Lava sbuffo. Bruciato, ottimo. Cuor di leone, perfetto, hai perso. Te la sei giocata così, a furia di boostarti sei morto per la scottatura. No, non sei morto per la... Dovevo stare zitto. Non ho pensato che aveva la fottuta priority. Madonna de Dio. Allora, Mew sarà a livello 19, ottimo. 4. Fottuti, leggendari. Bene. Fulmine, speriamo di mandarlo giù raga, perché altrimenti ci sarebbe un problema di fondo. Grande Absol. Absol raga sta facendo davvero bene per ora e sale al livello 20. Bam, tanta roba. No, Magiveno no, non glielo insegno, non mi serve. Ok, perfetto. Battuto anche quest'altro operario, dovrebbe mancarne un altro ragazzi. Adesso lo andiamo a sgamare. Dove sei? Scansa fatiche. Ah, nel frattempo qua c'è quello dell'etere. Adesso vedrete che ci dà l'etere. Veloce, grazie. Non me ne fotto un cazzo di quello che dici. Ti sto parlando semplicemente perché poi mi dai uno strumento utile per la mia avventura. La gente che non ca... Eccolo qua. Volevi che non ti trovassi. Però qua c'è uno strumento, è una bacca. Oh, non sto trovando bacche, signori miei. Attenzione, potrebbe essere una svolta nella serie. Ne trovo poche. Lavorare al cantiere ti fa girare il cazzo. Ti farei provare a fare una cosa, guarda. Vai a fare una Crazy Lock e poi ne parliamo. Dio mio. Absol. Interessante. Allora, noi una mossa... Porco due! No! Dio Cristo, fermi tutti. Non fare inseguimento, ok. Ormai c'ho la fobia, raga, di inseguimento, capitemi. Vediamo cosa va a fare grido di lotta. Allora, Lava sbuffo. Ti manda giù, sì, perfetto. Madonna, raga, i rischi, però. Ok, no, sono randomizzate le statistiche. Buono. No problem. Ok, è morto male. Oddio, già la paura, sul serio. Dai, su. No. Ho sbagliato. Ok, perfetto. No, raga, non devo aumentare gli FPS perché sennò poi non si capisce un cazzo. Ok. Raga, metto davanti Absol anche se è di un livello più alto. Ce l'abbiamo fatta a esprimere una frase in senso compiuto in italiano. Certo che ti sfiderò con il mio favorito, Wubat. Sarà sicuramente un Wubat, raga. Sarà sicuramente un Wubat. Ci scommetto le palle. Perché non dovrebbe essere un Wubat? Perché è un Fenfi! È un fottuto elefante! Cosa ha a che vedere un elefante con un pipistrello? Solo tu lo sai. Comunque, Absol, liquidiamolo velocemente per piacere. Idropompa. Ciao, ciao. Mamma mia, Absol, che bestia. Forse è quasi più forte di più, ragazzi. Comunque, te, se non sbaglio, sei inutile. Sei inutile, sì, perfetto. Ho appena tirato una craniata contro il palo.
Dai, sì. Questo qua dovrebbe darmi lettere. Grazie. Perfetto, non ti parlerò mai più. No, comunque se non sbaglio, questo qua gli potete riparlare altre volte per ottenere gli etere. E se parliamo, questo qua dovrebbe darci degli strumenti. Uno strumento che è foglie e lama, perfetto. Ok, signori miei, io direi che l'episodio di oggi della Crazy Rock può interrompersi qua. Ci curiamo i Pokémon e poi ci salutiamo. Nel prossimo affronteremo Velia e presumibilmente, se vi taglio il Pokéwood, fatemi sapere a proposito, riusciremo ad arrivare fino alla città di Austropoli. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che come al solito trovate qua sotto nella sidebar e passate dai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.